In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione, per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume undicesimo, 24 giugno 1913, capitolo 56. L'anima che non appetisce il bene sente come una nausea ed un rifiuto del detto bene, e perciò le dette anime sono il rifiuto di Dio. Capitolo 57, 20 agosto 1913. Mentre pregavo, vedevo il mio sempre amabile Gesù e tante anime a me d'intorno, le quali dicevano: Signore, tutto hai messo in quest'anima. Tutto hai messo in quest'anima, estendendomi le mani dicevano: già che Gesù è in te e con lui tutti i beni, prendi e dà a noi. Io ne sono rimasta confusa ed il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, nella mia volontà ci sono tutti i beni possibili e l'anima che vive in essa è necessario che vi stia con fiducia operando insieme con me da padrone. Tutto aspettano le creature da quest'anima e se non hanno si sentono defraudate. E come può dare
se non sta con tutta fiducia operando insieme con me. Perciò è necessario all'anima che vive nella mia volontà la fiducia per dare, la semplicità per comunicarsi a tutti, col disinteresse di sé, per poter vivere tutta a me e al prossimo. Tale sono io. Poi ha soggiunto, figlia mia, per chi fa davvero la mia volontà, succede come a quell'albero innestato, che la forza dell'innesto tiene virtù di far distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto. Sicché non più i frutti, le foglie del primo albero si vedono, ma quelli dell'innesto. E se il primo albero dicesse all'innesto, voglio ritenermi almeno un piccolo ramoscello per poter dare anch'io qualche frutto, per poter far conoscere a tutti che io esisto ancora, l'innesto direbbe, tu non hai ragione di più esistere. Dopo che ti sei sottomesso a ricevere il mio innesto, la vita sarà tutta mia. Così l'anima che fa la mia volontà può dire, la mia vita è finita, non più le mie opere usciranno da me, i miei pensieri, le mie parole, ma le opere, i pensieri, le parole di colui, di colui di cui la volontà è mia vita. Sicché io dico a chi fa il mio volere, tu sei vita mia, sangue mio, ossa mie. Onde succede la vera e reale sacramentale trasformazione, non in virtù delle parole del sacerdote, ma in virtù della mia volontà. Come l'anima si decide a vivere del mio volere, così la mia volontà crea me stesso nell'anima. E come il mio volere scorre nella volontà, nelle opere, nei passi dell'anima, tante mie creazioni subisce. Succede proprio come ad una pisside piena di particole consacrate. Quante particole ci sono, tanti Gesù stanno in ciascuna particola. Così l'anima, in virtù della mia volontà, mi contiene in tutto ed in ciascuna parte del suo essere. Chi fa la mia volontà fa la vera comunione eternale, comunione con frutto completo. Capitolo 58, 27 agosto 1913. Trovandomi nel solito mio stato, stavo lamentandomi col mio sempre amabile Gesù del mio povero stato presente, e con tutta l'amarezza dell'anima mia gli dicevo: vita della mia vita, non più vuoi avere compassione di me, a che pro il vivere? Non più vuoi servirti di me, tutto è finito. È tale e tanta la mia amarezza che per il dolore mi sento impietrita. E quel che è più, mentre io mi sto tutta abbandonata nelle tue braccia, come se neppure mi dessi pensiero della mia grande sventura, gli altri, e tu sai chi sono, mi sussurrano all'orecchio. E come? E perché? Ancora hai commesso peccati? Ti sei distratta. E quel che è peggio, mentre ciò mi dicono, mi sento che non voglio sentirli, come se mi rompessero il sonno che tu mi fai fare nelle braccia della tua volontà. Ah, Gesù, tu forse non hai badato a quanto mi enduro questo dolore, altrimenti verresti a soccorrermi. E tante altre sciocchezze che gli dicevo, onde il benedetto Gesù mi ha detto: figlia mia, povera mia figlia, ti vogliono contristare, non è vero? Ah, figlia mia, faccio tanto per tenerti in pace e loro ti vogliono turbare. No, no, sappi che il primo a dispiacersi, se tu ardissi offendermi, sarei io. Quindi il primo a dirtelo, e se niente ti dico, non ti dare pensiero. Ma vuoi sapere chi è proprio causa di ciò? È il demonio. Lui si rode di rabbia ed ogni qualvolta tu parli degli effetti della mia volontà chi a te si avvicina, monta in furore. E non potendo lui avvicinarsi a chi fa la mia volontà direttamente, fa il giro, va da chi ti possono avvicinare sotto aspetto di bene, per avere almeno il misero intento di turbare il cielo sereno dell'anima in cui mi delizio di abitare. Quindi, da lontano, tuona e lampeggia, credendo di fare qualche cosa. Ma poveretto, la forza della mia volontà rompe le sue gambe e fa cadere tuoni e lampi sopra di lui stesso e resta più infuriato di prima. Oltre di ciò, non è vero come tu dici a che pro il mio stato. Devi sapere che nell'anima che fa davvero la mia volontà è tale e tanta la virtù del mio volere che in quel luogo dove sta dett'anima, se io mi avvicino per mandare castighi, trovando la mia volontà e il mio stesso amore, non mi sento di castigare me stesso in quell'anima. Anzi, ne resto ferito e vengo meno. Ed invece di castigare mi vado a gettare nelle braccia di quell'anima che contiene il mio volere ed il mio amore, e mi riposo e ne resto tutto rinfrancato. Ah, se tu sapessi in che strette d'amore mi metti, e quanto soffro quando ti vedo minimamente dispiaciuta o turbata per causa mia.
Staresti più contenta e gli altri ne farebbero a meno di recarti disturbo. Ed io, vedi, o Gesù, quanti mali faccio, fino a farti soffrire tanto. E Gesù subito, figlia mia, non ti turbare per questo. Le sofferenze che mi vengono dall'amore dell'anima contengono insieme grandi gioie, perché l'amore vero, per quanto porta sofferenze, non è mai separato da grande gioia e da indicibili contenti. Cominciamo la nostra meditazione dal primo capitoletto, che è un brevissimo, sono neanche tre righe, è espresso a modo di aforismo, a modo di sentenza, e è un invito a guardare cosa c'è nel nostro cuore, tanto per fare una cosa nuova, no? Credo che nella meditazione di ieri, o non mi ricordo in quale intervento recente, abbiamo cercato di considerare, oggi inizia la Quaresima, no? Il tempo in cui il popolo di Israele fu portato da Yahweh nel deserto, 40 anni, e nella Quaresima ci sono anche questi 40 anni, per essere umiliato, per essere messo alla prova e soprattutto perché potesse vedere cosa c'è nel proprio cuore. E se avrebbero servito Dio, sì o no? Questo si legge chiaramente nei testi. Ecco, questa meditazione cade all'inizio della Quaresima 2019, sulle note di questa sentenza. L'anima che non appetisce il bene sente come una nausea un rifiuto del detto bene, perciò le dette anime sono il rifiuto di Dio. Ovviamente espressione da intendere correttamente, ecco, che non insinua nulla di negativo il nostro Signore, che chi è ce lo ha fatto vedere bene nel terzo capitoletto, ecco, oltre tra l'altro che nel secondo, quindi non soltanto chi è, ma quanto ama e la sua potenza, ecco, trasformante e santificante sulle anime che appunto lo accolgono. Il problema è che quando non c'è un sincero desiderio del bene, appetire il bene, no? I classici, i grandi filosofi e teologi classici parlavano proprio degli appetiti. Ecco, noi abbiamo l'immagine dell'appetito quando si tratta di dover mangiare, insomma, questo è un discorso che non è molto opportuno il mercoledì delle ceneri, che è giorno di digiuno, però ecco, l'appetito noi sappiamo che chiama ed è lo stimolo che ci porta a mangiare. Quando uno soffre di inappetenza è un problema, insomma, no? Perché se non si mangia si muore. Quindi cosa sta dicendo Gesù? Che se uno non ha l'appetito per il bene, siccome il Signore rispetta la nostra libertà, il bene non ce lo imporrà, quindi non crescerà nel bene e quindi non muoverà i passi opportuni per raggiungere l'unione con Dio. Il deserto è il luogo sintomatico, perché il deserto è il luogo dove non c'è niente. E nel niente tu che cosa desideri? Abbiamo l'esperienza del popolo di Israele. Che cosa facevano molti di loro stando nel deserto? Ah, fossimo morti quando eravamo ancora in Egitto, che almeno lì stavamo al calduccio, c'era la pentola con la carne, con i cocomeri, con i porri, con le cipolle, eccetera, eccetera, no? E cominciano, e il nostro Signore pazientemente, prima la manna, poi le guaglie, poi cominciano a impuntarsi, che non volevano proseguire perché avevano sete, stavano morendo di sete, e poi mormoravano in continuazione contro Mosè: che ci hai portato a fare qua, che stiamo a fare a destra e a sinistra. Proprio l'emblema di tutti gli atti delle volontà umane possibili e immaginabili. E poi a un certo punto Gesù, a proposito, no? Cioè il Signore dice: ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo, e tutti quelli che hanno mormorato contro Yahweh, questa storia biblica, sono morti nel deserto, tutti. Dice: avete fatto così, ebbene nella terra promessa non c'entrate. Ma questa non è una punizione, d'accordo? Non dobbiamo mai intendere queste cose quando si riferiscono al nostro Signore. Questa è una presa d'atto dell'esercizio balordo, ma certamente è possibile perché il Signore rispetta la nostra libertà, dell'esercizio di quelle volontà. Se tu non ci vuoi andare nella terra promessa,
non ci vieni portato a forza di calci, eh? Se non ci vuoi andare, non ci vuoi andare. Il bene non può essere imposto, la fede non può essere imposta, la santità meno che mai può essere imposta, vivere nella divina volontà meno che mai può essere imposta. Ora però la cosa importantissima è questa. Che noi siamo sinceri nel vedere quello che c'è nel nostro cuore. E sotto questo punto di vista la Quaresima è un tempo propizio. Perché quello che c'è nel nostro cuore è comunque, come dire, reversibile. Perché se io nel cuore mi sento freddo, mi sento arido, dovessi anche, come dire, accorgermi, magari in molti se ne accorgessero, insomma, no? Che la mia fede è stata sempre poca cosa, la mia vita cristiana, abitudinaria, insomma, no? Poco motivata, poco fervorosa, poco convinta, ecco, poco orientata, no? Che magari nella mia vita ci sono ancora tante cose, questo è anche il senso del digiuno, dell'elemosina e della preghiera, no? Quante cose ci sono nel tuo cuore che sostituiscono quel santo vuoto, appunto il deserto, che dovrebbe essere riempito da Dio, perché insieme con quello ti vengono tutti i beni. E qui, ecco, passiamo già al secondo capitolo, no? Bellissimo, no? Per vivere nella volontà divina, la vita della propria volontà deve finire, si chiama così. E parla dell'innesto. E ecco, questo chiaramente è un'immagine molto efficace, e noi sappiamo però che vivere nella divina volontà è la santità delle santità, cioè è impossibile che un'anima che non desideri il bene, che non appetisca il bene, entri in questo mondo, no? Quindi anche quando si prova qualche difficoltà o quando si ritiene, insomma, che da parte di qualcuno, ma questi scritti sono un po' troppo astrusi, oppure mi sembrano così distanti, oppure mi sembra così difficile, ma io sono sempre molto perplesso, perché a mio avviso bisogna spostare l'asse dell'attenzione, perché questo è tutto bellissimo, è tutto relativamente facile, basta volerlo, però se nel nostro cuore ci sono troppi idoli, torniamo sempre, ricordiamo l'esperienza di Israele nel deserto, nel vitello d'oro. Il vitello d'oro lo sentiremo la domenica durante le tentazioni, no? Il racconto è alla base del prostrandoti, ti darò tutte queste cose se prostrandoti mi adorerai, no? Un bel compito quaresimale è: c'ho qualche vitello d'oro dentro di me? Attenzione al vitello d'oro, c'è qualcuno o qualcosa che capta le mie intenzioni in maniera, i miei interessi, d'accordo? Ma questo si vede su, se uno vuole fare l'esame di coscienza, è facilissimo, controlla le cose principali a cui pensi durante la giornata, andando molto nel concreto, persone, cose, ambienti, situazioni. Chi è avaro sta sempre a pensare ai soldi, d'accordo? Cioè tutti quanti i discorsi alla fine vanno sempre a finire là. Ecco. Chi è attaccato morbosamente ad una persona sta sempre a pensare lì, sempre. E chi ha un'idolatria sta sempre a pensare lì. Non è tanto difficile. Ecco, figuriamoci che nella divina volontà la mia vita è finita, dice Gesù. Cioè, l'innesto, immagine molto bella, determina una cosa che non esce più neanche un frutto dall'albero su cui l'innesto è stato effettuato, perché l'innesto c'è proprio questo fine, ecco, di distruggere la vita dell'albero che riceve l'innesto. Ma che te distruggi se l'albero di per sé è proprio refrattario a un'operazione di questo genere, perché
Altro che distruggere, ce n'è 100.000 di frutti propri che non vogliono assolutamente, non hanno nessuna intenzione di cedere il passo all'innesto, no? Perché la vita nella divina volontà porta a questa, cioè la mia vita è finita, no? Basti ricordare la 24esima ora della passione, no? Bellissima, no? Lo scritto di Luisa che conclude le ore della passione, no? Chi vive nella mia volontà vuol dire la mia notte è finita, non sono più io che vivo, cioè non mi venire proprio a cercare più, la mia vita è altrove. Non più le mie opere usciranno da me, i miei pensieri e le mie parole, ma le opere, i pensieri e le parole di colui di cui la volontà è mia vita. Altra espressione tecnica, no? La divina volontà, vivere nella divina volontà vuol dire fare di essa la vita della nostra anima, sia in quanto è ciò che fa vivere la nostra anima, d'accordo? Noi tutti cerchiamo la vita è l'appagamento, la soddisfazione, la felicità, e questa si trova solo qui, ma diventa anche vita per tutti, come scorrendo, spiega Gesù, in tutte le azioni che noi compiamo, del mondo intero. Questa è la vita nella divina volontà. Ecco, però evidentemente adesso siamo all'inizio della Quaresima, qui per chi desidera questo mondo deve necessariamente, perché cioè, se non si smuovono alcune cose, voglio fare meditazioni eccetera, no? Se non si sbloccano alcune, non si entra in questo mondo. Se non c'è, figuriamo, se non c'è il desiderio del bene, non si può essere graditi a Dio, perché Dio ci comunica il bene tanto quanto noi lo desideriamo. Non c'è, quando i nostri desideri, le porte del nostro cuore si aprono sinceramente al Signore, Lui non aspetta altro. Ma quando le porte sono chiuse, Lui rimane fuori. Ecco, poi abbiamo un altro, l'ultimo capitoletto che ci ricorda una cosa molto importante, cioè che il diavolo non può attaccare direttamente le persone che vivono nella divina volontà, ma lo fa servendosi spesso e volentieri di circostanze esterne o di creature, come nel caso di Luisa. Creature che andavano a tormentare, a dirgli ma guarda, che fai e come, perché, quindi non ti servi più, il Signore non viene più, non si serve più di te, non fai più la vittima, sempre le solite cose, no? Ecco. Altri, e tu sai chi sono, mi sussurrano all'orecchio, chiaramente Luisa non ne parla per dovere di carità, no? Hai commesso peccati, ti sei distratto, sembra vedere, sempre avendo come sfondo degli scritti la Bibbia, i tre amici di Giobbe. Quando uno legge il libro di Giobbe, quel poveraccio, insomma, provato da Dio e unitissimo alla divina volontà, si deve sorbire questi tre, che tutto quanto il discorso che fanno era volto a dirgli, dice, ma guarda che se sei stato punito in questo modo, qualcosa l'hai fatto davanti a Dio, quindi è inutile che stai a dire che sei l'uomo giusto, a destra e a sinistra, perché chi soffre in questo modo è un castigato di Dio, quindi qualcosa l'hai fatta, e così non era. Ecco, quindi quelli erano, sappiamo, no, che nel libro di Giobbe, il libro di Giobbe è istruttivissimo, ecco, perché tutte quante le sofferenze che Giobbe vive sono scatenate direttamente dal demonio, evidentissimo, col permesso di Dio, perché Satana va a chiedere il permesso a Dio, e agisce entro i limiti impostigli da Dio mano a mano che lo tormenta. L'ultima cosa che gli fa, che è quella piaga maligna, dice, si toccano nella carne ma non togliergli la vita. Quindi è istruttivissimo il libro di Giobbe, no? Ecco, poi ha finito le operazioni dirette per divina permissione e prosegue con i suoi alleati, perché dopo che ti ha messo con la bocca nella polvere deve portarti alla disperazione. Pensare che... Ecco. E poi alla fine interviene però Dio stesso a difendere, a fare l'avvocato di Giobbe e a umiliare i suoi nemici, e poi ripristina
Giobbe in tutto quello che aveva, anzi molto di più, no? Quindi questo è un libro molto quaresimale, il libro di Giobbe, ma molto molto istruttivo, no? E allora qui Gesù però interviene a difesa dei suoi amici. Hai offeso me, ma perché? Cioè, se tu ardissi offendermi, sarei io il primo a dirtelo. D'accordo? Quindi noi che non parliamo direttamente con Gesù, almeno chi parla insomma, non ha ancora questo privilegio, non abbiamo la possibilità di sentirlo direttamente da lui, ma abbiamo la voce della nostra coscienza, un'anima delicata, un'anima di preghiera, un'anima che desidera fare quello che Dio vuole. Se si dovesse distaccare sensibilmente dalla divina volontà, lo capirebbe benissimo, lo avvertirebbe benissimo. E quindi anche questo, quando capita che qualcuno intorno a noi giudica, sparla, spara, d'accordo? Bisogna tranquillamente lasciarli fare e offrire queste piccole sofferenze, sapendo che dietro questi c'è il demonio che cerca di turbarci e disturbarci, ma non può fare assolutamente nulla. Ecco perché in un'anima che fa la divina volontà, il principio a mio avviso propulsivo che mette in fuga il demonio è proprio quella pace della coscienza che il Signore lascia nel cuore a chi fa il suo volere. Quindi per quanto i diavoli possano servirsi di persone anche vicine, anche care, per disturbare o tormentare, non ti fanno né caldo né freddo. Chiacchierino pure, pensino pure quello che vogliono, ma la vita di una persona che vive nel divin volere e che ha imparato, ecco, a stare con Gesù, a raccogliersi in preghiera, ad ascoltare attentamente, ecco, le emozioni dei divini voleri e soprattutto a riconoscere gli effetti, d'accordo? Perché la pace profonda del cuore, la gioia profonda del cuore che non è turbata neanche dall'incalzare o dall'insorgere di eventi negativi, l'amore che è il principio delle sue azioni e che sulle quali giudica soltanto nostro Signore, capite? Perché una stessa cosa, e nessuno di noi può conoscere le intenzioni profonde del prossimo, solo Dio. È per questo che Dio dice, Gesù dice tassativamente non giudicare. Attenzione a quando tu interpreti un comportamento, giudichi un comportamento e gli dai una certa qualifica, d'accordo? Noi siamo sempre molto molto, cioè non noi, le persone del mondo sono molto sensibili, no? Se qualcuno dice, ah guarda questo come si è comportato, ah che razza di cristiano è, ha mancato di carità e magari sta facendo esattamente il contrario, una persona insomma che è ancora un pochino incerta resta scosso da queste cose e dice mamma mia che chi lo sa, può darsi che veramente, ma quando una persona ha imparato, ecco, ad agire in un certo modo in coscienza davanti a Dio per le cose che fa, sa che questo non è vero, ma ci può avere tutto quanto il mondo contro, questo lo si trova già scritto nell'Imitazione di Cristo, no? E quel bellissimo passo, caro anche a San Francesco, che diceva, guarda figlio mio, che se tu sei buono e tutti parlano male di te, buono rimani davanti a Dio. E se tu sei cattivo e tutti parlano bene di te, cattivo rimani davanti a Dio. Perché tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto egli è nulla di più. Allora qui scende in campo Gesù, perché rassicura l'anima e quindi la toglie dall'impasse nei confronti delle persone moleste, no? Che la stavano tormentando. E per un'anima che vive nel divin volere, ecco, a meno che non abbia già cominciato, insomma, io glielo auguro, a godere di cose straordinarie, ci pensa la testimonianza della buona coscienza, dove il divin volere abita. E quindi il diavolo ne resta scornato, perché andare a dare il tormento diretto, ecco, ad un'anima di questo genere non ce la fa. E quello che fa attraverso i suoi, spesso involontari per la verità, collaboratori, va in fumo. E l'anima torna, ecco, nel suo stato di serenità, ecco, semplicemente con qualche prova in più affrontata e superata.
Ecco, questo è molto... E il diavolo resta sempre più scornato. Cioè, nella Divina Volontà si vive questa cosa, insomma, molto, molto bella, no? Oggi il problema diavolo, altro argomento tipicamente quaresimale, e concludiamo la meditazione, è spesse volte mal affrontato e mal posto. Cioè, chi fa finta che non esiste, e chi pensa che questo sia una sorta di secondo Padre Eterno che può fare quello che gli pare. Il diavolo esiste, ed è pericoloso con coloro che... separandosi da Dio gli aprono le porte del cuore, quindi si rendono soggetti vulnerabili alle sue incursioni. Quindi questo sicuramente sì, ma quando una persona è amica di Dio, veramente non ha chiacchiere, la forza del diavolo è spuntata, lo vedremo domenica, cioè, è forse riuscito a far cadere il nostro Signore, non credo proprio, no? Ma tanto più aumenta il tasso di unione con la Divina Volontà e quanto più che cosa... Come ti può tentare il diavolo? Che cosa ti può fare? Se un'anima veramente nel cuore non ha nessun altro desiderio profondo e reale e sincero di fare solo quello che Dio vuole. La tentazione satanica serve semplicemente a portarci lontano dalla volontà di Dio. Quindi questo non ci riesce. Per un certo periodo, fino a quando non c'è una grande fusione, io, questa è un'opinione mia personale, penso che il diavolo possa ingannare. D'accordo, quindi nel senso che ti può far credere lucciole per lanterne, che magari ti fa credere che volontà di Dio una cosa invece sarebbe l'esatto contrario. Questo credo che entro certi limiti e fino a un certo punto possa farlo. Ma chi vive nella Divina Volontà, o chi vuole vivere nella Divina Volontà meglio, può stare sereno che il Signore non ci può lasciare in balia dei nostri nemici. E se c'è qualche inganno, qualche sciocchezza, insomma, che ci è stata fatta passare come buona, buona non è, la grazia non mancherà di illuminarci, di farcelo comprendere, quindi di farci prendere le dovute distanze da eventuali convinzioni o scelte erronee che avessimo compiuto in buona fede, appunto perché pensando magari di fare bene a uno aveva fatto male e invece pensando di fare male avrebbe fatto bene. Quindi c'è questa serenità che si vive, nel senso che non la stolta e, come dire, tranquillità di chi pensa che il diavolo non ti possa fare niente, perché il diavolo ti fa come, ma la serenità di chi è consapevole della cattiveria, dell'astuzia e della violenza degli antichi avversari, ma sa anche bene che nei confronti di Gesù e di Maria le porte sono chiuse e se si cerca l'unione con loro è impossibile che il diavolo possa prevalere su un'anima di tal fatta. Santa Vergine Maria, che le nostre volontà si prestino docilmente al santo innesto con la volontà divina, e perché sempre maggiormente completo e radicato sia questo innesto santo e benedetto, ravviva in noi un costante e sempre nuovo desiderio di bene, desiderio di crescere, desiderio di trovare un'unione sempre maggiore con Dio, specialmente in questo tempo benedetto, ecco, i cui primi passi li affidiamo, nella certezza, ecco, che il diavolo è sotto i tuoi piedi ed è alla larga di tutti quanti coloro che desiderano vivere santamente ed entrare davvero
nel mondo benedetto della Divina Volontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.